Il programma della serata è abbastanza semplice. Abbiamo già Irina Kulikova pronta con la sua chitarra in mano, perché Irina, che fa parte della giuria del Pitaluga di quest'anno e che è stata una vincitrice, se non sbaglio, nel 2008, dico giusto, Irina eseguirà in prima assoluta Enchanted Albion di Konstantin Vasiliev, un musicista russo naturalizzato tedesco, vive da molti anni in Germania, essendo stato allievo di Reinbert Evers a Detmold. Questo è il primo premio di composizione del concorso di composizione, dodicesima edizione, che è avvenuto l'anno scorso, e quest'anno sentiamo il pezzo. C'è il presidente, credo fosse il presidente della commissione, fra il pubblico, Frederick Gigante. Vieni Frederick, dici una parola su quello che è accaduto al concorso. Questa sera è d'obbligo la sintesi, ne sono sicuro che anche Frederick. Applaudiamo il presidente della giuria di composizione. Grazie. Buonasera a tutti. La particolarità del dodicesimo concorso era che era con un tema dato, che era stato scelto come un pretesto, un tema di Henry Purcell, che aveva la caratteristica di essere nato nel 1659, quindi nel 2019, quando abbiamo bandito il concorso, ricorrevano i 360 anni della sua nascita, un piccolo pretesto semplicemente. Il tema scelto è tratto, è un canto tratto da un personaggio Venere, tratto dal King Arthur di Henry Purcell, e si intitola Fairest Eyes, ed è una celebrazione dell'Inghilterra, cioè dell'isola, della bellissima isola inglese. E non so se sia caduto bene questa scelta, perché è stato proprio l'anno in cui l'Inghilterra, la Brexit, ha deciso, perfetto, di uscire dalla comunità europea. Comunque, l'aria è bellissima e ha provocato la composizione e l'arrivo di 26 composizioni, tutte di un certo livello, alcune di ottimo livello, e la caratteristica più importante è che tutte queste 26 composizioni sono state scritte per il concorso Pitaluga, cioè non erano tirate fuori dai cassetti nelle vecchie composizioni dimenticate dai compositori, ma era qualcosa di veramente pensato per questo concorso. Per il resto non ho niente da dire di particolare, ascolteremo la composizione suonata da Irina Kulikova. Il compositore è già un compositore molto noto, sì, come chitarrista compositore non lo riveliamo noi, ma in Italia non è molto conosciuto, e questo mi ricorda un altro pezzo di storia del concorso Pitaluga, quando nel 1969 uno dei vincitori del concorso, cioè Beto Davidzak, suonò per la prima volta un pezzo di Leo Brauer proprio ad Alessandria, e fu la prima italiana di un pezzo fantastico di Brauer, L'elogio della danza. Bellissimo. Cito solo il nome degli altri membri della giuria: Massimo Diego Pujol, David Starobin, Raffaele Andia e Luigi Giacchino, pianista torinese. Zero, ecco. Questa era la giuria che ha eletto vincitore Enchanted Albion di Konstantin Vasiliev. Io credo che possiamo dare spazio. Siamo puntualissimi, sono le 9.01, il collegamento via internet è partito alle 21.00, quindi se vuoi fare un annuncio anche in inglese, tu che parli 3 o 4 o 5 lingue, puoi dire che... I'm very glad to announce that we will perform, not we, but Irina Kulikova will perform as a first absolute performance, I don't know if this is the right translation, Enchanted Albion by Konstantin Vasiliev, the beginning of the final evening of the Pitaluga 2021. Applause.
molto bene, ma non è l'unico premio che precede la finale. Abbiamo un altro vincitore da celebrare. Si tratta del giovane serbo Uroš Jačević, nato nel 2006, che ha vinto il Pitaluga Junior 2021, l'edizione di quest'anno del Pitaluga Junior. Un premio in danaro, correggimi se sbaglio Marcello, verrà consegnato dalla presidente del Soroptimis, che è la dottoressa Valeria Moratti. E allora io inviterei Uroš, che sta sicuramente scaldandosi. È qua. Benissimo. Perfetto. Just a moment, Uroš. Lo facciamo prima suonare, allora? Ok, allora bisognerà che mi avvicini al giovinotto, a ciò che egli mi dica che cosa suonerà, perché ai noi non sappiamo. What do you play? Do you present? You introduce? Ok, ok. Fa da solo le giovani generazioni, dobbiamo proprio andare in pensione noi. Buonasera a tutti. Good evening, everyone. I just want to say it is a great honor to be here and to be able to perform tonight. I will be playing Torija by Federico Moreno Toroba, and after that I will play Fandango and Zapateado from Tres Piezas Españolas by great Joaquín Rodrigo. Thank you all and enjoy.
Thank you.
Ecco, io quando avevo 15 anni muovevo i primi passi sulla chitarra, lui invece ne ha già mossi alcuni. Molto bene, molto bravo Uroš. Mi piacerebbe che fosse Micaela a dirci due piccole cose ancora. Prima di tutto perché c'è anche una menzione, oltre al primo premio di Uroš Jacevic. Ed è... Ah, ecco. Intanto sono arrivati... Siamo circondati da premi. Sono arrivati i premi che dobbiamo dare a Uroš, quindi lo facciamo risalire un momentino, così la dottoressa Valeria Moratti, dico giusto? Perfetto, del Sor Optimist. È già scappato? È già tornato in Serbia? No, cioè è ancora qui. Suspense, come la suspense che c'è nella settimana. Chiamo la ragazzina. Eccolo qua, ecco Uroš, eccolo qua. Allora, un bel diplomino, vai. From the Dario, there is a prize. There is another prize from Savares. And this is a watch. Okay. A watch. And the Sor Optimist Club is our supporter for this competition for Giulio, the president Valeria. Applauso. There is another thing to add is in Altamira. Grazie. Guitar and grazie. They are sending to your house directly from Australia. Sì, perché c'è un altro premio, c'è una chitarra della ditta Altamira che però non è qua e gli verrà spedita direttamente a casa. Ecco qua il blocco dei premi per Uroš. Congratulations. Ciao. È bello vedere questi giovani così promettenti e così entusiasti. E allora possiamo adesso anche chiamare Lara Cercas. Lara Cercas. Ecco qua il Kerkas, diplomino. Kerkas. Okay. Ecco Lara. Lasciatemi dire che il fatto di aver ricevuto una menzione alle spalle di un formidabile concorrente come Uroš testimonia sì, comunque di un grande brava. Livello anche da parte infatti di Lara. Infatti la giuria l'ha selezionata e mi ha detto che meritava comunque un premio, un riconoscimento. E allora abbiamo pensato ad Adario che ci aveva rifornito certo. Di box con attrezzature per la chitarra. E c'è ancora la dottoressa e c'è una Morati. Cosa molto carina. Sì. Che vorrei spiegare che cos'è. Ecco, questa è una sorpresa. È una sorpresa che va bene per una ragazzina. Apri. Ecco, cosa sarà? Vediamo tutti tutto in diretta, suspense. Il bello della diretta. Suspense. È una scatola, scatola è una matrioska praticamente stiamo... Aprendo la prima scatola, ma dentro c'è una seconda scatola. E all'interno della seconda scatola ci sarà sicuramente okay. Oh, un braccialetto allora, bellissimo. C'è un braccialetto che è fatto di charms dedicati alla città di Alessandria. Sono stati fatti apposta durante l'estate e ci sono dei simboli della nostra città, il Palazzo Rosso, la cittadella, naturalmente la chitarra. Non mi ricordo il cappello Borsalino, il ponte Meyer e altre cose. Tutte cose che non potete vedere, ma noi le stiamo vedendo. Ma lei le avrà il suo fidatevi braccio. di noi. Abbiamo pensato che per una ragazzina della sua età potesse perfetto. Essere una cosa che piaceva. Grazie. Allora, grazie a te. Tornerai poi, ti rinvito poi quando ci sarà la giuria, che dici ancora due parole, come sempre. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, ecco qua. Ancora un applauso a Lara. Credo che a questo punto si possa incominciare con la soirée che tutti voi state aspettando, e cioè con la finale
I concorrenti giunti in finale sono tre. C'è una quota rosa, che è Bojana Pavlova, che suonerà per seconda e suonerà il concerto di Castelnuovo Tedesco, opera 99. E il primo e il terzo che si esibiranno sono Sergei Pereyekov, russo, e Yuki Saito. Però per suonare un concerto con chitarra e orchestra, voi mi direte, ci vuole una chitarra, ma soprattutto ci vuole l'orchestra. E allora io inviterei l'Orchestra Classica di Alessandria, che sta scalpitando ormai da più di 35 minuti tra le quinte, a prendere posto. Eccoli qua, i fagotti entrano per primi. Un applauso. Ancora ravviviamo l'applauso per tutti questi musicisti. Quale prestigiosa bacchetta al comando dell'Orchestra Classica ci poteva essere se non quella di Paolo Ferrara? Vediamo se Paolo è già pronto o se aspettiamo l'accordatura, quindi diamo il 4:42 e poi dirò ancora una parola, perché sapete che nessuno mi fa star zitto. Ho elaborato una mia personale teoria sul perché il concerto di Aranjuez è uno dei pezzi più ascoltati del XX secolo. Probabilmente perché la commissione a Joaquín Rodrigo è nata a tavola. Erano Regino Sainz de la Maza, il Marchese di Bolarque e Joaquín Rodrigo, e forse quella sera è andato qualche bicchiere di troppo. Sta di fatto che l'allegria del vino spagnolo di Rioja probabilmente ha causato una reazione a catena fantastica, e questa sera ascoltiamo per l'ennesima volta questo capolavoro. Paolo Ferrara entra e dirige l'Orchestra Classica di Alessandria, e poi entrerà, venga Paolo prima, ecco, con il primo concorrente Sergei Pereyekov, concerto di Aranjuez.
Thank you.
Terzo della finale è andato.
Sergei Pereliakov ha eseguito Aranjuez. Se il concerto di Aranjuez, come un po' spiritosamente dicevo prima, è nato da un'occasione enogastronomica, il concerto di Castelnuovo Tedesco è stato una commissione nata da un atto di amore e di amicizia. Castelnuovo Tedesco, fiorentino, ebreo, stava per andarsene perché l'aria in Europa tirava sempre più cattiva e le leggi razziali italiane lo avevano messo in grave difficoltà e sarebbe poi emigrato a Beverly Hills negli Stati Uniti, dove poi fece un'ottima carriera come compositore di musiche da film e come grande maestro di composizione. Ma nell'ultimo Natale passato nella natia Firenze ricevette una visita forse inaspettata, quella di Andrés Segovia, che da tempo gli faceva il filo perché scrivesse per lui un concerto per chitarra e orchestra. Questo atto di grande amicizia, Segovia era un uomo di destra, diciamolo pure a chiare lettere, eppure andò da Castelnuovo Tedesco e gli fece sentire tutta la sua amicizia, tutta la sua solidarietà per il brutto quarto d'ora che stava passando lui di famiglia ebraica. E quindi il concerto Opera 99, frutto di un atto d'amore di questo genere, verrà eseguito da Bojana Pavlova, bulgara, e evidentemente il direttore dell'Orchestra Classica di Alessandria sarà sempre il nostro amatissimo Paolo Ferrara, e quindi chiamo Bojana e Paolo allegretto, andantino alla romanza, ritmico e cavalleresco. Gli intenditori tra voi riconosceranno un'ispirazione neoclassica vicina al Tchaikovsky della Sinfonia Patetica, soprattutto nel secondo movimento. Un'opera bellissima, un altro grande capolavoro del repertorio chitarristico. Bojana Pavlova e Paolo Ferrara. Castelnuovo Tedesco.
Thank you.
Thank you.
Riposa, cambia qualcosa nell'orchestra di Rodrigo rispetto all'orchestra di Castelnuovo Tedesco. A proposito, su Joaquín Rodrigo è molto bello andare su internet a cercare un documentario, un docufilm che fu realizzato in occasione dei 90 anni di Rodrigo. Rodrigo fu un compositore estremamente longevo, nacque nel 1901 e morì nel 1999, 98 anni ben spesi, di cui 95, ahi noi, nel buio della cecità, perché Rodrigo a 3 anni diventò cieco a causa di un piccolo microorganismo che si chiama Corynebacterium e che è quello che provoca la difterite, bastava un vaccino. La storia si ripete. E dunque abbiamo il bis di Aranjuez. Questa volta è chiamato a sostenere la parte solistica il giapponese Yuki Saito, che suonerà i 3 movimenti Allegro con spirito, Adagio e Allegro gentile, sotto la guida di Paolo Ferrara, che dirige l'Orchestra Classica di Alessandria. Vorrei far fare un applauso a quest'orchestra. Intanto ecco anche Yuki. L'energia e l'entusiasmo che trapelano dalle vostre esecuzioni questa sera ci parlano di una riconquistata voglia di fare e di vivere, e forse anche questa serata è un po' un indice di questa voglia che tutti abbiamo. Concerto di Aranjuez, Yuki Saito, Paolo Ferrara, Orchestra di Alessandria.
Bene, sono le 22:52. Adesso tocca alla giuria, una giuria fantastica che dopo presenterò quando proclamiamo il vincitore. Credo che i giurati debbano spostarsi nel coro dietro, vero? Marcello dietro. La giuria deve dovete passare di qua. Ecco che comincia anche il laborioso compito di spreparare la buca dell'orchestra, che in realtà non era una buca, ma va bene così. Intanto noi giustamente ci portiamo avanti, forse ti manca un microfono, così almeno facciamo un po' di ping pong e incominciamo a intrattenere il pubblico in attesa che la giuria emetta il suo verdetto. Possiamo parlare di premi, per esempio. È il momento in cui di solito si affronta questo capitolo. Il concorso Pittaluga è uno dei concorsi più ambiti, non soltanto per il vil denaro, ma perché consente al vincitore di suonare. Il vincitore fa dei concerti, fa delle tournée di concerti. Ovviamente, come dicevo prima, in questo momento la cosa è un po' più difficile, ma noi confidiamo che tutto vada a buon fine. Il vincitore del primo premio, sono spariti dei giurati, scusate, dobbiamo cercare di capire dove sono finiti. Non vi hanno seguiti? Probabilmente sono andati dalla parte della sacrestia. Di lì, sì. Niente, allora andiamo alla caccia al giurato, è un nuovo evento collaterale del concorso Pittaluga. Intanto vado avanti io a enumerare. Il primo classificato incassa la bellezza di 12.000 euro, che sono suddivisi tra 5.500 euro in contanti, 4.500 sono per la registrazione del disco della Naxos, che è una importante casa discografica, e ce ne sono altri 2.000 poi che fanno arrivare la cifra totale a 12.000, ma ci sono anche molti piccoli premi, piccoli o grandi premi collaterali. Una registrazione per Dot Guitar, un orologio della orologeria Regalzi, della gioielleria Regalzi, un box della Savarez con articoli e pezzi chitarristici, attrezzature di qua. Abbiamo una giuria itinerante questa sera. Paracalò. La giuria più itinerante della storia del concorso Pittaluga. E dopodiché ci sono i contatti per i concerti, che in questo momento vedono Alba, San Pietroburgo. La scrittura di tua sorella non è la più facile da decifrare. Monterotondo, Cervia. Sì, ci sono numerosi contatti, ovviamente tutti da perfezionare in funzione di quello che potrà essere l'organizzazione di questi concerti. Diciamo che il vincitore normalmente può suonare 20-25 concerti come premio durante l'anno successivo alla sua vittoria. Benissimo, diciamo che il primo premio è il più appetitoso in generale, perché sono proprio molto ricchi i premi, ma anche il secondo, anche chi arriva secondo non deve poi lamentarsi troppo, perché un bel 3.000 euro gli arrivano in tasca, più l'orologio sempre della ditta Regalzi, una medaglia del comitato e un box della Savarez. Laddove invece il terzo premiato
prenderà 2.000 euro in contanti, un orologio, una medaglia e un box Savarez. Questo per quanto riguarda la dotazione di premi. Poi forse ci sono sfuggiti, ma non ci sono sfuggiti. È venuto il momento di ringraziare anche alcuni altri personaggi chiave dell'organizzazione di questo, di questa macchina da guerra che la famiglia Pittaluga tiene in vita da più di 50 anni. I collaboratori si chiamano Marco, Ivano, Pierangelo, Jonathan. Jonathan che è qui dietro è alla regia. Jonathan alla regia audio. Audio. Anna Maria, Mauro e abbiamo parlato di Don Luciano prima probabilmente, sì, vero? Don Luciano è praticamente colui il quale ci ha consentito di poter far svolgere questa serata. Ma un ringraziamento sentito va anche ad alcuni enti o organismi importanti. Primo fra tutti il Conservatorio. Non si può dimenticare che Alessandria è sede di un conservatorio che tra l'altro ai tempi che furono fu aperto proprio grazie ai buoni auspici e a un lungo lavoro di organizzazione di un certo dottor Michele Pittaluga, se non sbaglio. 1969, poi ha iniziato a funzionare nel 1970. Con il conservatorio c'è una collaborazione costante, continua, che non demorde nel tempo. C'è però anche un altro da ringraziare e che è Euronet, che è il gestore del vostro sito internet. E quindi un ringraziamento a Euronet. Dunque, tipografia Viscardi. La tipografia Viscardi che cura tutte le incombenze grafiche e non sono poche. E infine, anche qua, last but not least, due importanti enti, il Comune di Alessandria e la Diocesi di Alessandria, con la quale c'è sempre stata grande collaborazione. Ricordo... è ovvio che il Comune, tu l'hai citato tra gli ultimi, ma è colui il quale ha per consentito, quando Alessandria aveva compiuto 800 anni di nascita, di vita, di far partire questo concorso ed è dal lontano 1968 che lo sponsorizza. A questo proposito permettetemi anche di ringraziare sia il Rotary Club di Alessandria che il Sor Optimist Club che hanno voluto dedicare una loro giornata di riunione questa sera a questo evento e che ci seguono gli uni dai primi dalla nascita, il Sor Optimist negli ultimi 15-20 anni e ci consentono tutti gli anni di poter nuovamente far partire la macchina per organizzare questo concorso. La Diocesi di Alessandria, mi permetto di ricordarla io in un momento di emergenza, quando un bel po' di anni fa ormai la finale era lì lì per essere disputata, mancavano poche ore ad andare al teatro e arrivò un'ordinanza tassativa di chiusura del teatro per la nota vicenda dell'amianto. Certo. E quindi la Diocesi di Alessandria si dimostrò straordinariamente generosa e liberale perché la finale dove si svolse quella volta? Nel Duomo di Alessandria, certo. Addirittura. Certo. Quindi la cattedrale fu messa a disposizione, certo, dalla Diocesi di Alessandria. Bene, abbiamo anche ringraziato coloro che ci eravamo ripromessi di ringraziare poi. Dopo cercherò di invitare anche Micaela a parlare un momento perché Micaela Pittaluga tiene particolarmente a inquadrare un pochino il senso, il significato di questa edizione che è un po' ridotta nel numero di pubblico per ovvi motivi e che è stata organizzata in maniera diversa dal solito, con una prima fase eliminatoria con dei filmati che sono arrivati su internet, ma sarà Micaela a dirci due parole sullo svolgimento del concorso. Invece forse potrei, per stringere un pochino dopo con la premiazione, potrei dire una parola sul fatto che Marco Tamaio, il direttore artistico del concorso Pittaluga, ha fatto un lavoro straordinario quest'anno perché ha organizzato una giuria veramente di qualità fuori del comune. A parte il fatto che la giuria è in maggioranza femminile, e questo ci fa anche piacere perché le chitarriste donne sono bravissime
e quindi è giusto che siano abbondantemente rappresentate anche nelle giurie, e abbiamo una rappresentanza di quote rosa formidabile. Cito nell'ordine in cui sono stampate nel libretto Antigone Goni, che è una chitarrista greca, vincitrice anche del Guitar Foundation of America, per esempio, e che insegna al Conservatorio di Bruxelles, ed è una straordinaria concertista, è una musicista che tutti amano moltissimo, così come si può dire di Dale Kavanagh, che prima ha studiato in Canada, la sua terra natale, e poi è venuta a perfezionarsi con Oscar Ghiglia all'Accademia di Basilea, dove ha ottenuto il Solisten Diplom anni fa. E Dale ha un'attività discografica e concertistica veramente formidabile, con il marito in duo di chitarre, con il marito Thomas Kirchhoff, con l'Amadeus Guitar Duo, ha una discografia e una carriera concertistica formidabile, ma si presenta spesso come solista. E che dire di Irina Kulikova, vincitrice 2008 del Pittaluga, e vi confesso che Irina mi ha fatto riscoprire ed amare, grazie a una sua interpretazione indimenticabile, un brano di Alexander Tanzmann, le variazioni su un tema di Scriabin, che portò, credo, in semifinale al concorso nel 2008, quando vinse, e che sono state un suo cavallo di battaglia, e devo dire che la sua interpretazione di queste variazioni, per me, almeno per quanto riguarda me, rimane insuperata. E la quarta donna, Savasandir, è Micaela Pittaluga, e quindi passiamo ai tre maschietti, che sono il direttore artistico Marco Tamaio, cittadino onorario di Alessandria, ormai da tanti anni sulla breccia, insegnante al Conservatorio di Salisburgo, e dicevi? È presidente della giuria di quest'anno. Ed è presidente della giuria di quest'anno. E poi abbiamo altri due personaggi che nell'ambiente chitarristico non hanno bisogno di presentazioni, ma faccio il loro nome, comincio con Christian Saggese, che è stato uno dei vincitori più amati del concorso Pittaluga, nonostante nella sua, se non ricordo male, nell'edizione che vinse, non fu assegnato il primo premio e lui vinse il secondo, ma mai un secondo premio in un concorso internazionale fu più amato di molti primi, e forse quell'anno la giuria fu particolarmente severa, certo, e non gli volle assegnare un primo premio che invece Christian nel corso degli anni ha stra dimostrato di meritare, quindi è veramente un personaggio di grande valore. E last but not least, l'ho tenuto per ultimo apposta, un altro nome che fa tremare i polsi nel mondo chitarristico, perché Costantin Kotsiolis, un altro greco, abbiamo due greci in giuria, una giuria classica. Kotsiolis è un nome fantastico, grande organizzatore, grande interprete, gli sono stati dedicati centinaia di pezzi da compositori, ha insegnato e insegna in conservatori, è visiting professor da un sacco di accademie e conservatori, è veramente un personaggio amatissimo, una di quelle persone carismatiche che oltre all'abilità strumentale, all'intelligenza musicale, hanno un qualche cosa di più che trascina, che rende entusiasmante la sua presenza. Kotsiolis fu anche lui un vincitore. No, non vinse, però l'altra sera mi raccontava un aneddoto che io non lo ricordavo nella sua interezza. Raccontava che nel 69 lui aveva partecipato la prima volta al concorso ed era arrivato con i pantaloni corti. Siccome si doveva esibire poi nella serata finale, allora raccontava che mio padre gli aveva comprato un vestito per potersi esibire. Ma l'altra sera ha aggiunto anche che ricordava il ragionier Franco Locco, che è stato uno dei vice direttori dell'Istituto San Paolo di Torino quando non c'erano ancora state le fusioni bancarie, che è indimenticato fondatore dell'Unitre di Alessandria e per tanti anni presidente, mi raccontava che avrebbe voluto rivedere la famiglia perché giocava con il figlio
quando appunto lui era venuto qui i primi anni, quando aveva ancora i pantaloni corti e non aveva perso le tracce di questa famiglia. Per cui vedi, una persona che è venuta tante volte in Alessandria, è già venuto in giuria almeno due o tre volte nei 53 anni di storia del concorso ed è sempre attaccato ad Alessandria e alla città. Credo che sia un nome veramente di grande qualità. Vogliamo anche dare una piccola didascalia ai collaboratori tecnici, certo, di cui forse prima non abbiamo ben sottolineato. Savarez ed Addario sono due fabbricanti di corde. Savarez è un'azienda francese, sono due aziende leader a livello mondiale e Addario è americana. E ambedue sostengono con sponsorizzazioni, con collaborazioni, con sostegno di diverso tipo l'attività chitarristica mondiale, direi. Dopodiché possiamo forse anche citare Aidagio, si dice così probabilmente, che è un partner per lo streaming audio e video, così almeno risulta scritto qua. Senza dimenticare che ovviamente tutto questo si può svolgere grazie al contributo logicamente sia della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che sono due enti che ci aiutano in maniera cospicua, nonché la Regione Piemonte, e poi c'è da citare anche l'intervento del Ministero dei Beni Culturali, probabilmente. Culturali, che con un po' di ritardo di qualche anno poi fornisce un contributo. Quindi tutto questo sono le istituzioni che tutte queste istituzioni ci consentono tutti gli anni di poter, come spesso ho già detto, intraprendere l'attività della stagione successiva, perché noi questa sera chiudiamo, quando la giuria avrà finito di discutere il concorso con il vincitore, con la proclamazione del vincitore, ma direi che già non dico dopodomani, ma nella prossima settimana si partirà con la nuova programmazione, con il nuovo programma e con tutto ciò che serve per poter divulgare il programma in tutti gli ambienti chitarristici e musicali del mondo. Le due etichette discografiche che sostengono e che offrono registrazioni, le abbiamo già citate prima, sono la Naxos e Dot Guitar. La Naxos è una multinazionale che ha sede in Canada, almeno per quanto riguarda le produzioni chitarristiche. Dot Guitar invece è roba di casa nostra, perché è qualche cosa che si appoggia alla Campania, direi, no? È un sito internet in cui ci sono testimonianze, blog, articoli molto interessanti. Dot Guitar. E non possiamo non citare anche Marco Tamaio, non solo come che abbiamo citato come direttore artistico, ma lo dobbiamo citare anche come editore a questo punto, perché ha una sua collana di edizioni musicali e credo che il suo nome fra i collaboratori tecnici sia da intendere in questo modo, cioè come offerta di pubblicazioni a stampa di musica per i vincitori. Abbiamo già citato prima Altamira, che è un'azienda che costruisce chitarre. È un'azienda, probabilmente la casa madre è cinese, e questa sera si sono resi protagonisti del premio al giovane Uroš Jacevic, che si è portato a casa, oltre a tutti i premi che aveva in mano, anche una chitarra virtuale, perché gli sarà spedita appunto a Belgrado, dove lui abita. Mi preme sottolineare, per i non addetti ai lavori, che è importante il premio in denaro del primo, secondo e terzo, ma non è determinante, perché per i ragazzi abbiamo potuto constatare in tutta questa esperienza, oltre che cinquantennale, che sia molto più importante probabilmente potersi esibire in tante piazze diverse, in tante sale da concerto, e anche poter registrare un CD con una casa importante come quella Naxos canadese, che molti chitarristi
che perlomeno sponsorizza la maggior parte dei cristallisti importanti al mondo, e grazie a questi premi i ragazzi sono molto interessati più che non al premio in denaro. E questa è una svolta che abbiamo avuto negli ultimi 10-15 anni, perché siamo riusciti a constatare che sono molto più interessati a, diciamo così, investire sulla propria carriera che non a guadagnare dei soldi, cosa importante per il loro sostentamento ma non determinante. La giuria sta lavorando alacremente, a giudicare dai decibel che ci arrivano da dietro le spalle, e quindi siamo evidentemente le tre diciamo così performance sono state tutte di alto livello e probabilmente avranno una discussione in atto per poter determinare il vincitore. D'altra parte non è facile il lavoro dei giurati, perché devono tenere un livello di attenzione altissimo per tutta la performance, in modo da avere le idee chiare e poterle esporre poi nella fase di discussione, quella che sta avvenendo adesso. E gli elementi che entrano in gioco nel giudizio di un interprete come quelli che si sono esibiti questa sera sono elementi di natura tecnica, elementi di natura musicale, stilistica, ci sono molte sfumature, e nella sensibilità di ognuno dei giurati c'è probabilmente qualcosa che merita di essere privilegiato rispetto ad altro, e quindi ci sono anche delle vivaci discussioni a volte nelle giurie dei concorsi. Io direi che potremmo prendere tempo, mi dispiace che non ci sia la giuria riunita, ma inviterei il signor viceprefetto, il dottor Volpi, a consegnarci virtualmente e anche fisicamente la medaglia che il Presidente della Repubblica ha voluto, come tutti gli anni, dare alla nostra istituzione. Facciamo un applauso al dottor Volpi, che premia il concorso. Io... Si sente? Sì. Io mi rivolgo al dottor Pittalù, e questo è, diciamo, un riconoscimento per quello che riescono a organizzare e anche per la speranza e le possibilità che danno a dei giovani talenti che vengono a rendere omaggio anche alla città. Quindi, secondo me, auguri. Grazie, grazie mille, grazie. E grazie per quello che fate per la città. A questo punto, sempre per far dire ciò che ritengono sia meglio dire questa sera, inviterei il signor Sindaco e il signor Presidente della Provincia qui sull'altare un attimo, per prima di proclamare vincitore, per farci un cenno di saluto. Benvenuti. Benvenuti. Inizio. Vabbè. Per quanto devo intrattenere? Datemi i tempi. È una domanda legittima. Al di là di tutto, veramente, è un piacere essere qui. È un momento sempre importante, emozionante, quello del premio Pittaluga, proprio perché ci sono mille caratteristiche che vanno a incernierare questo evento nella vita della città di Alessandria. È nato ad Alessandria, è nato in un periodo particolare, è stato detto prima, la città celebrava 800 anni, qualche tempo fa ne ha celebrato 850, quindi insomma... Il primo Pittaluga ha avuto una evoluzione non indifferente, importante, ed è vero, è un momento a precorsi tempi, perché già in allora è diventato un momento di internazionalizzazione di Alessandria, perché è una realtà aperta a giovani da tutto il mondo. Questo vuol dire avere
concentrato l'attenzione sulla nostra comunità da parte di un mondo molto vasto. E questo è un processo straordinario che ancora oggi è molto valido e importante, che bisogna crescere, e questo lo dobbiamo davvero alla capacità, alla determinazione, alla forte volontà di questa famiglia, della famiglia Pittaluga, che è in grado di radunare attorno a sé idee, persone, progetti, risorse e riuscire a portare avanti questo importante evento. Questa volta siamo all'interno della chiesa di Santa Maria di Castello, anche qui un momento straordinario perché noi siamo proprio, diciamo così, coi piedi dove è nata da Alessandria. Alessandria sostanzialmente, prima di essere Alessandria, era già qui, il borgo di Rovereto era qua, e quindi ha un senso. Proprio sotto i nostri piedi ci sono dei resti archeologici importanti di una chiesa alto medievale e poi basso medievale, quindi le origini della città sono queste. Ha un valore ancora più significativo che premio si faccia qua. Tra l'altro io ho trovato che c'è un'ottima acustica, ma io sono un po' un asino in materia, quindi potrei sbagliarmi, però ho ascoltato molto bene. Quindi mi fa piacere essere qua, ho ringraziato la famiglia Pittaluga che come sempre porta avanti con determinazione questo evento eccezionale, e permettetemi di salutare tutti voi e ringraziare un pubblico che è sempre molto fedele e attento a questo momento internazionale e anche di grande gusto, posso dire di grande gusto musicale. È un piacere ascoltare questi giovani. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a Pierfranco. Grazie a tutti voi, devo dire che ho partecipato come sempre molto volentieri, io non posso che complimentarvi perché l'organizzazione è sempre veramente impeccabile, anche in momenti particolarmente difficili siete riusciti a tenere questo premio a livello altissimo, è stata una serata sicuramente molto piacevole, l'ha detto molto bene il sindaco, siete riusciti in questi 50 anni a internazionalizzare già la nostra città e la nostra provincia, quindi questo non può che essere un merito, sono cose che non nascono per caso, ma c'è un lavoro di squadra importante perché, come hai detto giustamente prima, dalla prossima settimana per fare cose di un certo livello bisogna cominciare a lavorare per l'anno prossimo, quindi io non posso che ringraziare voi per il lavoro che fate, complimentarmi con gli artisti che sono veramente di livello altissimo, anche se io non sono un grande intenditore di musica, però sicuramente è stata una serata veramente molto piacevole, ancora complimenti a tutti e a un pubblico così selezionato, purtroppo proprio la pandemia non permette di avere i numeri più importanti, però è importante continuare a portare avanti questo progetto che è sicuramente un orgoglio per tutta la provincia di Alessandria. Grazie a tutti e buona serata, è stata veramente una buona serata, grazie. Allora, state qua per fare la premiazione un attimo. Penso che la giuria abbia terminato. Credo anch'io, perché vedo che stanno chiacchierando amabilmente. Sì. Ok. Ecco. Ci siamo, arriva Micaela. Siamo. Allora diamo un microfono a Micaela Pittaluga che ci racconta quelle due cosette che aveva in animo di dire. Ah sì, sì. Ci tenevo moltissimo a dire una cosa, perché questo anno e mezzo l'abbiamo sofferto veramente tanto nella nostra città, nelle nostre case e anche con tutte le attività culturali che abbiamo perso lungo la strada, soprattutto quelle musicali. Per me è stato un impegno fortissimo quello di riuscire a realizzare questo concorso. Vi assicuro che non è stato facile, abbiamo dovuto fare i tamponi a tutti i giurati concorrenti, abbiamo dovuto evitare di ospitare i concorrenti nelle famiglie perché per chiare ragioni di sensibilità anche nei confronti delle famiglie che li ospitavano, quindi abbiamo avuto anche delle spese maggiorate perché li abbiamo tenuti tutti in albergo. Volevo solo farvi sapere che io sento che Alessandria ci segue e vi vedo anche stasera, quindi sosteneteci sempre, perché non sono solo io, mio fratello, che vogliamo che il concorso vada avanti. Io penso che sia la città che lo vuole,
che ce lo chiede, e soprattutto i ragazzi, perché come vedete arrivano comunque da lontano, anche in situazioni complicate come questa, e raggiungono Alessandria perché per loro è un punto di arrivo, anzi non so se dire se è di partenza o di arrivo, è di arrivo come attività scolastica o forse inizio di fine di attività accademica, sicuramente l'inizio di una carriera. Adesso dobbiamo dare i risultati. Certo. Allora io chiamo il resto della giuria. Però inviterei i due, permettetemi che vi chiami i due Gianfranco, perché siete a rimanere sulla... A Micaela, certo. Perché dovete premiare... Chi chiamo? La giuria? Prego, el jurado... La giuria, the jury, please. Ecco qua. Chi ha i risultati? Chi? Sì, sì, certo. Allora, attenzione, facciamo un po' di spazio. From left to right, Marco Tamaio, che si è messo la mascherina. Costas Koziolis. Adesso passa chi fra le due? Dale Kavanagh. Irina Kulikova. Christian Saggese e last but not least Antigoni Goni. Applauso grande a una grande giuria. Chi ha i risultati? Chi ha i risultati? Il presidente? Il presidente della giuria? Sono qua. Io ce l'ho da memoria, ma non. Eccoli lì. Sì, sì, sì. Le ringrazio. Ecco Marco Tamaio. Mi metto qua vicino a voi. Buonasera a tutti. Io ho la voce un pochettino bassa, ma penso che la microfonia è così buona che si capisce lo stesso molto bene. È per noi un grande onore essere qua con voi questa sera. In questa finale del concorso Michele Pitaluga, uno dei concorsi più importanti del mondo, per non essere così esclusivo, uno delle tre concorsi più importanti del mondo, il secondo concorso più antico al mondo, è un concorso creato da Lirio Diaz insieme con Andrés Segovia. Infatti Andrés Segovia, che non è stato capace o in grado in quel momento lì di venire alla prima edizione, è inviato a Lirio Diaz, è giusto, giusto così. Io non ero ancora nato, ma conosco la storia. Siamo anche felici di che questa finale sia tenuta dal vivo. Non è facile, come sapete, abbiamo avuto 2 anni, 1 anno e mezzo di difficoltà, non è facile, il concorso si è aggiustato tantissimo per arrivare a questa serata. Vogliamo ringraziare a tutte le persone che hanno fatto possibile, a tutti gli sponsors, l'entità politica, l'entità musicale anche che aiutano, al comitato promotore del concorso, voglio dire la famiglia Pitaluga, alla mia e mio piccolo apporto anche a questa manifestazione culturale chitarristica. E adesso vogliamo, devo trovare qual è il primo che devo dirvi, esattamente. Inizieremo dal terzo premio. Abbiamo un terzo premio e questo va a Sergei Perelechov. Scusate, sì. Perelechov. Sergei, il concorrente russo. Dovrebbe chiamare la Rosa Flot. Allora, possiamo avere il piacere di avere qua insieme a noi la signora Emanuela Rosa Clot, che io non conosco e che è la direttrice, eccola. Allora, la facciamo venire qua, in quanto nostra beniamina, perché ha dedicato 10 pagine della rivista Bella Italia ad Alessandria e al suo concorso, le facciamo premiare il terzo classificato.
prego. Grazie Marco. Allora, ma sì sì, vada lì vicino a, a Marcello. Ecco qua. Sergei Pereljehov, terzo classificato. Ecco, una foto smascherati, meglio. Perfetto, grazie. Ancora un applauso. Un po' di premi collaterali, non ce la può fare assolutamente, li ritirerà dopo. Signor Presidente del Jurado, por favor. Signor Presidente del Jurado, por favor, puede annunciare il secondo premio? Con grandissimo piacere. Pensavo che ancora non parlavate con me, scusatemi, mi scuso. Naturalmente, prima di andare avanti, bisogna dire che suonare con l'orchestra è sempre qualcosa di difficile, ed esperienza. Può darsi anche, naturalmente, questo anno e mezzo, due anni quasi, per tutti i musicisti che hanno avuto, diciamo, un freno al loro sviluppo, per tutti gli artisti, è stato un po' dura. Ma è vero che abbiamo anche un'apertura, diciamo, più o meno un'apertura così, da maggio. E noi sappiamo molto bene che questi giovani qua sono anche molto attivi e sono tutti e tre grandissimi artisti, hanno un grandissimo potenziale e sicuramente faranno una bellissima strada. Noi saremo sempre contentissimi di riceverli, comunque di accoglierli qua a Alessandria, a tutti e ancora di più. Adesso abbiamo un secondo premio che va a Yuki Saito, il ragazzo giapponese, dove, eccolo qua, Yuki Saito, secondo premio. Inviterei il presidente della provincia Gianfranco Baldi a questo punto, allora, a premiare il concorrente giapponese. Eccolo qua. Secondo premio a Yuki Saito. No, ma adesso chiamo Rino. Sì. Bravo to everyone. Con il sindaco. Grazie. La giuria di questo concorso internazionale Michele Pitaluga, 53 anniversario, 53 celebrazione del concorso, ha deciso che non c'è un primo premio questo anno. Dovete capire che il primo premio è naturalmente una questione di esigenza. Il primo, il secondo e il terzo. Questo è un evento che cerca sempre di aiutare a tutte le giovani. Aiutare. Noi abbiamo una responsabilità artistica sociale anche. È molto importante. Tutti noi ce l'abbiamo insieme. Comunque fa molto male anche a noi il cuore, a tutti fa male, ma dobbiamo tenere un certo livello che questo concorso ha avuto sempre. Sono 53 anni con un anno di pausa, infatti sarebbe il 54 anniversario. Ci sono tanti brani, c'è una riconoscenza internazionale, tutti sono bravissimi, ma ci sono un paio di cose che di volta non posso andare così anarchicamente da soli. Comunque noi ringraziamo a tutti, facciamo complimenti a tutti e tre finalisti e non solo, anche a tutti i semifinalisti, a tutti quelli che hanno fatto la prima selezione. E vi invitiamo una prossima volta, l'anno prossimo, a essere qua con noi, forse in teatro, forse qua in la chiesa, ci sono in Alessandria tantissimi posti, forse sarà una volta al teatro comunale, io me lo auguro perché lo ricordo, era qualcosa di bello, teatro comunale pieno di 1000 persone, ma se no sarà un altro. La cosa più bella è di rivederci tutti insieme lì e anche di accogliere tutti questi grandi musicisti. Vi ringraziamo tantissimo e una buona serata a tutti, alla prossima, complimenti. E...
piacerebbe anche fare una foto con le tre finaliste, per favore. Se possiamo avere a Bosciana, sì. Si può venire anche qua. Vorrei anche chiamare. Bravo. Le tre finaliste. Vorrei anche chiamare per una parola che magari scambierà con Micaela, Florian, Herr Florian Riem, il presidente della World Federation of International Music Competitions, segretario generale, anzi. Ecco, il Mr. Riem viene qua. Bitte! E Micaela... Florian, I would like you speak about our competition. For you is not the first time, but you went times ago. And as you, Alessandro, is good for the guitar and is important in the federation for the guitar. Thank you very much, everyone, and congratulations to you three. I very much enjoyed your playing today. And I think that after all this hardship of the pandemic that is now behind us, halfway, it is so important that we have competitions again, that we have everyone playing, and that we have these prizes awarded that will help you to get your careers further into your life. So bravo to everyone, and I wish you all the best of luck for the future. I migliori auguri ai finalisti e un auspicio che la pandemia sia dietro le nostre spalle e che si possa ricominciare a vivere queste emozioni. D'altra parte, una cosa che su cui avevo ragionato era proprio questa: se il concorso Pittaluga per 2 anni non ci sarebbe stato, o non ci fosse stato, sicuramente avremmo perso una generazione di chitarristi, perché magari in questo periodo non suonavano, non avevano l'occasione per farsi sentire, e quindi noi abbiamo anche questa responsabilità comunque. È stata un'ottima scelta, è stata un'ottima giuria, è stata un'ottima edizione, non abbiamo un primo premio, lo aspettiamo per l'anno prossimo. C'è Marco che forse vuole suggerire qualche cosa ancora a Micaela. Qualche cosa dell'edizione del prossimo anno, perché no? Qualche cosa? L'abbiamo già messa giù così. Sì? Sì. 2 appunti, work in progress, next year's edition. Vai. So, just a couple of words. Ok. Una volta voleva parlare inglese. Ok. I will tell it in both languages, because like this, everybody from abroad can understand. Prima in italiano, dopo in inglese. L'edizione dell'anno prossimo basicamente tendrà, come dall'inizio, le stesse regole. Prima prova, ci sono quelli minuti che sempre hanno stato la prima prova, vediamo se la facciamo online o no, questo non è ancora da decidere, dipende dal Covid. Seconda prova, da 40 a 43 minuti, con un brano obbligatorio di Nikita Koskin, non sappiamo quale ancora. Non lo sappiamo ancora, ma ci sarà un brano di Nikita Koskin. E la finale ancora da decidere, ma sapete già che basicamente il programma è lo stesso con un brano di Nikita Koskin. I say now in English, so the competition will basically keep the same style. It's going to have first round, online or not, depending on COVID, yes, no, 20 minutes about. Second round with one obligatory piece by Nikita Koskin. We don't know which one yet. Nikita Koskin work, composition. And the final concertos, we still will fix, and about 2 weeks, 3 weeks, it will be on the website published. But basically the same rules since the beginning in the year 68. All the best to everyone. Ciao. Grazie. Allora ancora un ultimo applauso. Una posizione fotografica qua, e mentre scattano le foto ai tre finalisti, ai tre bravi finalisti dell'edizione 2021, vorrei ancora chiamare un applauso per l'orchestra e per Paolo Ferrara, che questa sera sono stati veramente all'altezza della situazione. Eccoli qua. Particolarmente stasera, sì.
Grazie Paolo, grazie. Grazie Paolo. Appuntamento all'anno prossimo. Le foto di rito. Perfetto. Al 2022, grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti.